L'abbraccio di una città verso la sua squadra, in piazza Senatore Patrini, nel cuore di Offanengo, il sodalizio nero-verde ha presentato tutti i protagonisti della nuova stagione pallavolistica alle porte, ricca di formazione e campionati. Società, prima squadra e settore giovanile, con ragazze e staff, c'erano proprio tutti i componenti del Volley Offanengo nell'appuntamento, inserito nell'ambito del settembre offanenghese, con la piazza piena e il pubblico partecipe ad incitare la società. Allora, io ringrazio il settembre offanenghese per averci invitato a questa manifestazione. Sono fiero di avere qua tutte le nostre squadre, a partire dalla prima squadra a tutto, fino al mini volley. Vabbè, per noi è una delle cose più importanti avere il pubblico vicino e avere i tifosi sempre vicini alla squadra. La prima squadra è stata la protagonista. Militante per il secondo anno consecutivo e della storia in A2, la visione è comunque larga, come ha testimoniato la presenza di tutto il settore giovanile, dall'under 18 al mini volley, e come ha sottolineato il direttore generale Stefano Condina al suo ottavo anno di lavoro a Offanengo. L'obiettivo, delineato poi da coach Bolzoni e dal capitano Francesca Trevisan per la prima squadra, è chiaro: arrivare in zona playoff, sfida accolta poi anche dal presidente Christian Bressan e dal sindaco e tifoso neroverde Gianni Rossoni, anch'esso presente all'evento, insieme al presidente del comitato territoriale FIPAV Cremona Lodi, Marco Spozio, che ha elogiato l'organizzazione della società cremasca. Non è mancato il sostegno della tifoseria organizzata, la Fossa del Tirone, che ha fatto sentire la sua vicinanza con cori e fumogeni come le partite nella bolgia del Palacoim. Neanche il tempo di riposare però per Offanengo, che venerdì scenderà in campo per il primo test amichevole. Alle 19 le ragazze di coach Bolzoni si confronteranno con la CR Transport Ripalta Cremasca, formazione del territorio che militerà nel campionato di B1.